Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Antonello, che mi chiede di parlare del film di Neil Marshall del 2020, The Reckoning. È un ritorno a un certo tipo di cinema indipendente inglese dopo il flop del suo Hellboy, che è suo relativamente, visto che in realtà il 50% del film gliel'hanno fatto rigirare ad altri, l'hanno montato come non voleva, quindi è un film che ha disconosciuto il buon Neil Marshall, che è un grande regista di uno dei migliori horror del XXI secolo, ovvero The Descent. Dopo Hellboy fa questo film, questo Reckoning, del 2020, dove può, vuol parlare tratto dalla storia vera, può parlare appunto della stregoneria, della chiesa che l'ha distrutta. Insomma, la storia è questa: siamo nel 1665 in Inghilterra, ormai la peste sta distruggendo tutto, la gente è sempre più appigliata alla chiesa, appunto, alla sua follia contro le streghe e tutto il resto. Una donna, Grace, rimane vedova perché il marito, ammalato di peste, si impiccano e quindi era rimasta sola e con un neonato da sfamare. E quindi fa di tutto per cercare, insomma, di recuperare la possibilità di mantenersi in vita. In tutto questo viene a questo punto attaccata dal classico padrone della cittadina, diciamo che con la violenza, con l'idea appunto della religione, di tutta della stregoneria, tiene tutti sotto il suo gioco. La nostra però viene più volte quasi violentata, la nostra dice di no mille volte, allora lui la accusa di stregoneria e di lì appunto tutta la storia della nostra in galera, che dovrà cercare di dimostrare di non essere una strega attraverso una condizione assurda. E poi un finale niente male. Va detto questo di questo The Reckoning, sicuramente non è un horror, quindi chi si aspetta un horror puro, nonostante ci siano alcuni momenti splatter che il nostro Neil Marshall sicuramente non si fa scappare, e nonostante poi sia una tecnica registica notevole, manca un po' di budget, anche se comunque gli ambienti sono abbastanza ben ricreati. Nella sceneggiatura di Marshall e della nostra protagonista Charlotte Kirk non è male, però questa Charlotte Kirk è anche la produttrice, la moglie della donna di Marshall, e vuol fare la protagonista, ed è uno dei punti deboli veramente del film, perché pur bellissima e tutto il resto, non è proprio credibile nel ruolo di una donna nel Medioevo, proprio per forme, per viso, per la plastica facciale, però non riesce a dare forza a un personaggio, ed è un peccato perché il film viveva di quello. Certo, Neil Marshall sa fare il suo lavoro, utilizza bene la musica, una bella fotografia, un montaggio di livello per essere un film poi costato delire, però alla fine il film, nonostante il buon attacco alla chiesa, nonostante un certo tipo di voglia di fare un film, insomma, femminista in un certo senso, da parte di Marshall, però sembrerebbe quasi farselo mangiare appunto dalla produttrice protagonista, che sembra essere in scena ogni minuto, e purtroppo, ripeto, non è adeguata secondo me. Quindi la conclusione è un'opera che sicuramente è migliore di Hellboy, ma ci voleva comunque davvero poco, perché Hellboy è proprio un'operazione mancata purtroppo da Neil Marshall. E questo The Reckoning, che tanto lui voleva portare in scena, secondo me è stato un po', ripeto, massacrato dal fatto di dover gestirlo insieme alla compagna, che secondo me non era in grado assolutamente di recitare. Anche la sceneggiatura, nonostante abbia dei buoni punti, dei punti di violenza interessanti, come ho detto, però da taglia con l'accetta troppo i cattivi e i buoni, e alla fin fine, insomma, la nostra passa da donna che subisce, da donna forte, quasi a final girl dell'horror, e nonostante alcune delle sue visioni oniriche siano davvero per niente male, come quella del diavolo e tutto il resto, però per il resto il film purtroppo secondo me scivola via, nessuno se ne ricorderà, e spero proprio che Neil Marshall torni ai suoi livelli, ne lasci perdere, perché questi non sono i livelli a cui mi aveva abituato, al di là del boh, perché gli altri suoi film sono tutti fantastici o capolavori, quindi boh, un vero peccato. Speriamo di non aver perso un regista, ma sempre meglio del boh, ripeto, ma speriamo, insomma, che Neil Marshallone riesca a tornare a girare il suo film epico carpenteriano, con la sua solita forza anche di scrittura, che qui manca secondo me, proprio perché anche se la sceneggiatura, come ho detto, non è brutta, però è un po' troppo squadrettata, e soprattutto si nota che è stata costruita proprio per la sua attrice protagonista, che però, ripeto, non è in grado, e quindi boh, è un film molto soggettivo. Di sicuro non è un gran film, di sicuro non è una ciofeca, di sicuro però è un mezzo disastro se si guarda quant'è grande la filmografia, secondo me, del grande Neil Marshall, al di là di Hellboy. Quindi boh, io lo consiglio comunque un'occhiata a tutti, perché è un film che può dividere, ma comunque è interessante per alcune sue soluzioni. Per il resto, il link è qua sotto, tornate su Patreon, vi piace, iscrivetevi al canale, fate il cazzo vi pare, Instagram, campanellina, Facebook e tutto il resto, e soprattutto scoprite di Mortone Neil Marshall nelle sue prime opere, Dog Soldiers, The Descent, come ho detto, Centurion e Doomsday, e lasciate perdere, insomma, Hellboy completamente, e questo, se volete, provate a darci un'occhiata per completezza. Però Neil Marshall spero che si riprenda molto velocemente, perché questo film dà segni di ripresa, ma assolutamente sembra col freno a mano tirato.